Ecco il pulmino dei 5 Stelle con tanto di diretta in contemporanea su Facebook di Luigi Di Maio. Dopo lo scooter di Alessandro Di Battista, i 5 Stelle scelgono di nuovo un mezzo low cost per il tour elettorale, a sostegno dei candidati sindaci che andranno al ballottaggio il 25 giugno. Sono lontani i tempi della nave di Silvio Berlusconi e riguardo al camper di Renzi, Di Maio invita a diffidare dalle imitazioni. Il camper l'ha usato Grillo per primo, però non facciamo la corsa a chi ha usato prima questi strumenti. Ad Asti Di Maio accompagnato, come in altre tappe, dal sindaco di Ragusa, Federico Piccitto, e quello di Pomezia, Fabio Fucci, considerati modelli di buon governo 5 Stelle. Spicca l'assenza della torinese Chiara Appendino, travolta dai fatti di Piazza San Carlo. È molto impegnata in questo momento a gestire delle situazioni molto delicate e quindi non può essere con noi. Ad Asti 5 Stelle sono passati al ballottaggio per soli 6 voti, frutto di un rocambolesco riconteggio a urne chiuse, al termine del quale Angela Motta del PD ha avuto la peggio. Ora il pentastellato Massimo Cerruti dovrà vedersela con il candidato del centrodestra Maurizio Rasero, che è anche il vicepresidente della Cassa di Risparmio di Asti, l'ennesimo rappresentante di un sistema di potere che controlla la città da anni, accusa il movimento. Cos'è il sistema Asti? L'enorme potere esercitato sulla città da parte della banca locale. Nella banca e nelle sue partecipate ci sono quasi tutti i nomi, e sono sempre gli stessi, dei partiti del centrodestra e anche del centrosinistra. L'altro tema chiave è l'immigrazione, in una città che ha accolto centinaia di rifugiati, scatenando non poche proteste. Gli italiani vengono sbattuti fuori di casa, non hanno più una casa, cioè, e pensiamo agli altri. Il movimento di Grillo vuole conquistare l'elettorato della Lega? Vuole allearsi? Di Maio continua a smentire incontri segreti dei 5 Stelle con Salvini, mentre poche ore prima il padre di Alessandro Di Battista a Radio 24 parla di lui così. Se per caso questo incontro ci fosse stato, sì, e Di Maio ed altri negano che ci sia stato, sì, allora non si tratta di non essere degno di fare o candidarsi alla carica di Presidente del Consiglio, si tratta, sì, di essere un piccolo testa di cazzo che è stato, come dire, travolto dagli eventi. Ma lo conosco bene il padre d'Alessandro, parla così ed è anche un personaggio per questo. E a proposito di epiteti, riguardo la proposta di legge sullo ius soli, Di Maio ribadisce la definizione ufficiale, quella di Grillo. Il governo italiano ha deciso di toglierla dal calendario d'aula in quanto loro, nella loro maggioranza, non riescono a trovare i voti per votare un pastrocchio incredibile.